generale ammissibili soltanto quando i richiami al regolamento o per l'ordine dei lavori vertano in modo diretto e univoco sullo svolgimento e sulle modalità della discussione o della deliberazione o comunque del passaggio procedurale nel quale al momento in cui vengono proposti sia impegnata l'Assemblea o la Commissione. Ogni altro richiamo o intervento andrà collocato, secondo la sua natura, al termine della seduta, ovvero, in casi di particolare importanza e urgenza, quando si è esaurita la trattazione del punto all'ordine del giorno, eccetera, eccetera. Allora, con questa raccomandazione, ora do la parola al deputato Rocco Palese, sempre sull'ordine dei lavori. Sì, grazie signora Presidente, e il mio intervento sarà sull'ordine dei lavori, perché quanto è stato espresso nel parere formulato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nella giornata di ieri in riferimento alla nota di aggiornamento al documento economia e finanza 2016 presentato dal Governo è di una gravità senza precedenti. È una gravità senza precedenti non solo perché c'è una divergenza enorme nei confronti del provvedimento predisposto dal Governo, ma soprattutto c'è perché le valutazioni dell'Ufficio parlamentare di bilancio, signora Presidente, concludono nel non validare i dati macroeconomici dello stesso documento. Questo è di fatto è un non precedente, c'è perché questo organo che è del Parlamento impatta in maniera determinante con quello che poi è il presupposto della successiva legge di bilancio. E quindi se le valutazioni dovrebbero essere confermate in questo senso, noi andiamo in violazione dell'articolo 81 da parte della Costituzione, da parte del Governo. Siccome però trattasi di un organo del Parlamento, io penso che, signora Presidente, ci debba essere un intervento anche di informazione di questo grave conflitto, di questa grave divergenza da parte della Presidente della Camera, informando il Capo dello Stato. Il Capo dello Stato va assolutamente informato di questa situazione che si è venuta a creare, che non è una situazione di poco conto. Noi non abbiamo solo un problema di tutela dei conti pubblici della Repubblica, noi abbiamo anche un problema di trattativa con l'Unione Europea, abbiamo un problema anche di credibilità nei confronti dei mercati. E se l'Ufficio parlamentare di bilancio, che è stato ritenuto indispensabile dalla Commissione europea nelle trattative del 2011 per uscire fuori dall'inflazione per deficit eccessivo, in attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, viene a sancire nella Commissione di bilancio una valutazione così negativa, così preoccupante, così pericolosa, questo non può esimere la Presidenza di questa Assemblea a intervenire a tutela del Parlamento e a tutela dei conti pubblici. Grazie, della Repubblica. Onorevole Palese. Grazie. Concluda. Ha chiesto di intervenire la deputata Castelli. Sullo stesso argomento, immagino, onorevole. Sì, Presidente, ci uniamo anche noi, perché quello che sta succedendo in questi giorni non è, secondo noi, stato attenzionato abbastanza. Questo Parlamento ha un organo di riferimento che è l'Ufficio parlamentare di bilancio, il quale con una legge ha il compito di informare questo Parlamento sull'andamento del governo rispetto all'utilizzo dei soldi e dei conti pubblici. Quello che è successo ieri sera è stato messo davanti agli occhi di tutti, ma forse pochi l'hanno compreso in quest'Aula, se no sarebbero tutti in piedi a chiedere che qualcosa venga fatto da parte del governo. La legge dice che questo Parlamento può andare avanti solo se il governo presenta una programmazione, cosa che non ha fatto e cosa che il nostro istituto di tutela, cioè l'Ufficio parlamentare di bilancio, nero su bianco ha scritto che non esiste. Ad oggi questo Paese non ha una programmazione chiara di come spendere i soldi delle tasse dei cittadini italiani. Chiediamo che lei, Presidente, possa avvisare tutti quelli che hanno un ruolo ancora previsto per Costituzione.